quando uscì il libro, Rocco se ne innamorò immediatamente e mi disse: lo voglio fare al cinema. E io quel libro disse: fallo, se ti va, se ne hai la possibilità e i mezzi, fallo. Quindi da parte sua fu una sorta di amore a prima vista. E guardate che io ci ho messo mano pochissimo, così come metto mano poco nelle altre sceneggiature per la televisione. Cioè, se ci sono dei buoni sceneggiatori, sono loro i traduttori delle mie parole in immagini. Questa è una storia di pura fantasia. È un affronto a mia, alla mia onestà! Perché sia ben chiaro, di abusi di potere, di omertà, di coscienze macchiate, nella storia d'Italia non c'è traccia. Invece io ho voluto che il poliziotto venisse dal nord, da Napoli, anche perché fosse lo sguardo dello spettatore, cioè di colui che ci fa entrare in questo mondo siciliano. Infatti lui molte volte dice che non capisce, non capisco non solo la vostra lingua, ma anche il vostro comportamento, il vostro modo di fare. E l'altra cosa che io ho voluto chiudere con un cerchio del film, facendo vedere dove è andato Padò, mentre nel romanzo rimane comunque la loro perfetta ipotesi, una loro perfetta ricostruzione. Nel caso di Patò, la parola scomparsa va sostituita con la parola sparizione. Scomparsa, sparizione... E minchia, bella via, dopo 2 settimane di indagine stiamo ancora a discutere di sinonimi e contrari. Perché siamo qui, lo potete capire facilmente, nessuno ce l'aveva ordinato, nessun palinsesto l'aveva previsto, è stato un momento di passione, è una passione che dura da 3 anni ormai, perché da quando è stato concepito a oggi sono passati 3 anni, se siamo qui ancora vuol dire che è una passione forte. Al nord, dalle mie parti, a Napoli, l'educazione vuole che si aspetti un avanti prima di entrare. Perché non l'avete detto? Non ho avuto il tempo. Noi in Sicilia siamo più veloci. Troppo. Insomma, l'accettazione del ruolo è stata immediata perché, vabbè, insomma, Rocco me l'ha proposto, ovviamente la storia si poggiava sul romanzo di Andrea e quindi, insomma, c'erano tutte le premesse forti per fare un lavoro tranquillo e divertente, nel senso che poi, appunto, quando sei sicuro del testo, della sceneggiatura, vai avanti abbastanza tranquillo, quindi il divertimento diventa il vero valore aggiunto che si trasferisce poi sulla pellicola. Ovviamente interpretare Patò era interessante anche per quest'altro motivo, che rappresenta sicuramente l'emblema dell'italiano contemporaneo, anche se ovviamente la storia è ambientata fino all'800 in Sicilia, ma il fatto che in Italia si faccia sempre un po' fatica a trovare i responsabili in qualsiasi situazione è evidentemente parte della nostra tradizione, quindi ecco, diceva Andrea, sfogliando i giornali, insomma, un paio di giorni fa un politico tedesco si è dimesso dopo 5 minuti, insomma, in seguito a uno scandalo, e qua invece, insomma, prima di trovare i responsabili c'è un palleggio che ricorda, insomma, quello della pallavolo. Il carattere di questo personaggio, che non è facile, poi finalmente ho potuto recitare anche in dialetto, e quando un attore recita nel dialetto, nel proprio dialetto, è più avvantaggiato, più spontaneo, più naturale, somiglia più, è più vero. Niente, poi ci siamo trovati bene, Neri ha avuto dei problemi perché Neri fa il siciliano, lui è bravissimo, appena va in un posto impara il dialetto del luogo. Lui, quando è arrivato, lui arriva, lui infatti, però i primi 2 giorni abbiamo dovuto buttare tutto il materiale che abbiamo girato, perché lui quando è arrivato in Sicilia è andato in giro per vedere come parlava le persone e si è imbattuto in un pullman di bergamasco. Ha imparato il bergamasco per uno recitare in bergamasco, e il povero Rocco ha dovuto cancellare, abbiamo buttato la roba perché non era siciliano.